Sì, direi che abbiamo ottenuto un risultato importante, impensabile all'inizio stagione e impensabile anche 2 anni fa, quando siamo partiti, o 3 anni fa con il progetto Eccellenza e Serie D, quindi arrivare fra le prime, nelle prime, fare una finale playoff, sicuramente un risultato importante e inaspettato, dà prestigio alla nostra società. E a tutta, diciamo, la nostra società, compreso tutto il reparto del settore giovanile, quindi siamo contenti. Sicuramente se all'inizio molto probabilmente non avrei pensato di arrivare lì, durante il percorso le cose sono cambiate sicuramente perché giornata dopo giornata ci rendevamo conto di acquisire consapevolezza che di fatto i tanti ragazzi giovani che facevano parte della rosa stavano aumentando il loro livello di crescita. E che perciò, insomma, le cose e gli obiettivi potevano un attimino cambiare rispetto a quello che era l'inizio, perché noi all'inizio eravamo partiti per cercare di fare una salvezza più tranquilla rispetto a quella che era avvenuta lo scorso anno. L'obiettivo era quello di cercare di valorizzare i tanti ragazzi che abbiamo inserito al nostro settore giovanile. E perciò gli obiettivi iniziali erano quelli. Poi, a mano che le giornate passavano, a mano che vedevamo la crescita di tutti, onestamente il pensiero a poter raggiungere quello che poi era stato l'obiettivo dei playoff c'era. Per quanto riguarda l'impresa, onestamente no, perché poi bisogna essere anche sinceri di quello che è stato il percorso nelle 3-4 partite, quelle cruciali dove avremmo dovuto far quel passettino in avanti, lì onestamente qualcosa ci è mancato, ecco, quello sì. Sì, diciamo, siamo partiti qualche anno fa pensando di creare una prima squadra che fosse la prima squadra del nostro settore giovanile. Quest'anno abbiamo fatto esordire molti ragazzi 2004, 2005 e anche un paio di ragazzi 2006 hanno fatto delle apparizioni. Quindi il percorso nostro de deve essere questo, quello di valorizzare i ragazzi del nostro settore giovanile. Senza nulla togliere, che se magari possiamo anche vedere se c'è qualche ragazzo in giro che fa il caso nostro, sicuramente lo prendiamo in considerazione. Diciamo che i ragazzi si sono anche ben comportati, alla fine, anche parlando con gli addetti, cioè i nostri responsabili, insomma, hanno fatto un buon percorso di crescita, ragazzi, non hanno demeritato onestamente rispetto anche alle altre squadre che ci stanno davanti, che hanno usato delle quote, diciamo, provenienti da società professionistiche. I nostri ragazzi sono stati all'altezza della situazione. Ma allora, sicuramente ora aspettarselo non lo so. Pensavamo di aver fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda la costruzione della squadra con direttori, con Maneschi, con Paolini, con Dal Porto e tutto lo staff dirigenziale. È normale che pensare all'inizio di arrivare a giocarsi in una finale playoff, questo onestamente, devo essere sincero, no. Negli anni di Serie D abbiamo fatto 2 campionati di juniores nazionali, giocando l'anno scorso con tutti i ragazzi 2005, vincendo il nostro girone nazionale. Quest'anno, solita operazione, tutti 2006 e abbiamo rivinto il girone nostro di juniores nazionali. Quindi credo che il lavoro fatto sotto sia un lavoro efficace, un lavoro programmato nel tempo. Il lavoro dello staff tecnico, del mister, con tutti i propri collaboratori è stato fondamentale. È stato fondamentale perché comunque si è sempre respirato un ambiente tranquillo, un ambiente dove si veniva al campo con la voglia e con la felicità di lavorare per cercare di migliorarsi giorno dopo giorno. E questo lo si deve soprattutto allo staff, ma non solo allo staff tecnico, ma anche a tutti quelli che girano intorno di fatto alla squadra, che poi sono quelle persone che si notano sempre poco, ma che ci sono e che danno serenità ai ragazzi e all'ambiente in generale. Perciò per questo, anzi, permettimi di ringraziare tutti, sono
soprattutto, ripeto, coloro che lavorano dietro le quinte, che si vedono sempre poco, che non vengono mai menzionati, ma che poi sono quelle figure fondamentali per far sì che il lavoro quotidiano venga svolto sempre nel migliore dei modi, e che perciò, insomma, poi di unione si riesca a fare quello che poi si è fatto. Ecco. Vorrei ringraziare tutte le persone che stanno facendo parte, che stanno lavorando a questo progetto, dai direttori ai tecnici, tutti, soprattutto però un ringraziamento alla società, noi, gruppo società, che tutti gli anni si impegna notevolmente perché tutto questo riesca. Un encomio particolare a Manuel Vellutini, che insomma senza di lui il progetto Prima Squadra non l'avremmo mai realizzato. Per quanto riguarda le basi, sicuramente credo che quest'anno si siano gettate, e l'intenzione della società è quella di cercare di mantenere il più possibile, per cercare di andare avanti in quello che, appunto, io parlo sempre di percorso di crescita, perché credo che una società come quella, la nostra, per forza di cose debba pianificare, debba arrivare agli obiettivi attraverso un percorso, non possa fare come magari ci sono società nel nostro girone, capoluoghi di provincia, che magari insomma fanno investimenti anche tanto tanto superiori ai nostri. Perciò noi dobbiamo arrivare per forza attraverso la programmazione. La programmazione quest'anno credo che sia stato un anno zero, perché l'anno scorso è andata come è andata, quest'anno abbiamo gettato delle basi che si spera di continuare a costruirci sopra, per cercare appunto di ripetere quello che è stato fatto quest'anno, pur coscienti che non sarà facile, perché comunque sia quello che è stato fatto per una squadra come il Tau, per un paese come Alto Pascio, credo che sia tanta 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 roba. Siamo in linea con quello che avevamo preventivato di fare.